Eh sì, come potete vedere adesso mi trovo proprio davanti il Palazzo della Consulta, che è la sede della Corte Costituzionale, al centro in questi mesi di un durissimo braccio di ferro politico per l'incapacità del Parlamento di eleggere 3 giudici costituzionali. Pensate che sono 550 i giorni in cui la Corte non si riunisce in gran completo, ossia 15 membri, attualmente ne sono solamente 12. Pensate, un giudice non può prendersi neppure un raffreddore, non andare per esempio a lavoro, perché la Corte non può riunirsi, perché mancherebbe il cosiddetto numero legale. In questo momento a Montecitorio, tra diciamo circa un'ora, ci sarà una nuova elezione, una nuova votazione, sarà la 29esima. Finora ci sono state solo fumate nere. Al di là dei nomi dei candidati, da Barbera a Sisto, a Petruzzella, allo stesso Modugno, candidato dal Movimento 5 Stelle, al di là dei presunti diciamo accordi tra maggioranza e opposizione, qual è il nodo da sciogliere? Una delle decisioni più importanti che dovrà prendere la Corte Costituzionale in futuro, nei prossimi mesi, sarà quello di decidere la costituzionalità o meno della nuova legge elettorale, il cosiddetto Italicum, fortemente voluto dal governo, da Renzi, ma osteggiato dalle opposizioni. Una legge elettorale che ovviamente potrebbe cambiare il corso del voto previsto, salvo sorprese, per il 2018. Se non dovesse esserci una fumata bianca, ancora una nera, il Presidente della Camera e Senato, Boldrini e Grasso, hanno deciso che potrebbero in qualche modo andare ad oltranza finché non ci sarà la votazione dei 3 giudici. Poi eventualmente la palla potrebbe passare al Presidente della Repubblica Mattarella, che ricordiamo era un giudice costituzionale fino al gennaio scorso, poi si è spostato di pochissimi metri di fronte al Quirinale per diventare Presidente della Repubblica, ma il posto all'interno della Consulta deve essere occupato nuovamente. Con questo è tutto, la linea può tornare allo studio, a voi.